Benvenuti a questo quarto giorno a Casa Sanremo Invest. Io, caro Alberto Micheli, oggi in compagnia di un ospite molto importante nel mondo delle cripto, l'avvocato Massimo Simbula, parleremo di NFT e di strumenti finanziari, questo confine e questa relazione che c'è tra questi due strumenti. E lo faremo subito dopo la sigla. Il confine tra NFT e strumenti finanziari, che scopriremo qual è e quali sono le differenze, è un elemento importante da valutare alla luce anche dell'esplosione, quantomeno mediatica e di diffusione, che hanno avuto gli NFT nel 2021. Con noi c'è il collega Massimo Simbula, il quale è rappresentante, founder dello studio legale Simbula. Poi Massimo ci dirai tu con precisione meglio dei dettagli, le varie cose, anche le importanti partecipazioni anche mutualistiche che hai. Volevo parlare con te proprio di come gli NFT, utilizzati in un certo modo, possono andare a essere assimilati quantomeno, oppure confusi, dimmi te qual è il termine migliore, con gli strumenti finanziari. Qual è questa relazione? Allora, intanto ciao Carlo, è piacere, grazie di avermi invitato e soprattutto buonasera, buongiorno diciamo a tutti quelli che ci guardano. Ma allora, sì, io mi occupo di blockchain da tanti anni, iniziato nel 2012-2013, no? Forse avrei dovuto comprare Bitcoin anziché mettermi a scrivere articoli. Probabilmente. Però devo dire che, insomma, nel tempo si è creata, diciamo, una struttura legale molto interessante per noi avvocati, che effettivamente abbiamo un compito abbastanza complesso in questo contesto. E sì, faccio parte, oltre al mio studio, sono nel consiglio direttivo dell'Associazione Copernicani, che si occupa di nuove tecnologie in ambito, diciamo, politico. Allora, il problema degli NFT è che sono legati in maniera indissolubile, ovviamente, a quello che era e che è il mondo delle criptomonete, dei crypto asset in generale, e quindi c'è questo peccato originale, no? Che io dico sempre, è quello di Satoshi Nakamoto, che in quelle 11 pagine non è che ha detto vorrei fare una nuova cosa carina, eccetera. No, ha detto proprio io voglio creare una nuova moneta, vogliamo liberarci dalle banche, facciamo qualcosa di rivoluzionario. E quindi ha lanciato un grido di battaglia che all'inizio nessuno lo considerava, poi nel tempo è diventato qualcosa invece di importante. Il tema è il seguente: gli NFT non sono ovviamente un qualcosa di diverso dal punto di vista formale, giuridico, da quelle che sono le altre attività, le criptoattività. Parliamo di sempre di token, sempre di token legati al mondo della blockchain, ma dal punto di vista tecnologico sono sostanzialmente diversi dagli altri token. Cioè, mentre i token tradizionali, basati per esempio sul protocollo ERC-20, vengono utilizzati per quali monete, diciamo, di scambio, per comprare, per vendere prodotti e servizi o per altre attività similari, questi token si caratterizzano per essere, diciamo, dei token non fungibili, perché sono, diciamo, univocamente correlati a un determinato soggetto e a un determinato oggetto, o contengono in sé altri elementi digitali che sono univocamente connessi a quella, diciamo, cornice digitale che rappresenta l'NFT. Noi sappiamo che gli NFT, la gran parte di noi conosce gli NFT come prodotti artistici, no? La famosa criptoarte, quindi da Beeple in poi è passata l'idea che l'NFT rappresenta necessariamente un prodotto artistico, ma evidentemente non è così. Ricordiamoci che gli NFT nascono con i famosi CryptoKitties, che erano questi gattini, ognuno diverso dall'altro, unici nella loro unicità, che tanto tempo addietro intasarono la rete di Ethereum, ma che nessuno se li filò più di tanto. Meglio, sì, ebbero una grande diffusione, ma la loro valorizzazione non crebbe come abbiamo visto in questi ultimi tempi per gli NFT. Coloro che hanno creato il mondo dei CryptoKitties poi lanciarono appunto il mondo degli NFT nel mondo del basket, e poi da lì sicuramente il mondo dello sport ha conosciuto grande vasto utilizzo degli NFT, un po' perché si fotografavano le immagini dei grandi calciatori o dei video di grandi giocatori di basket come LeBron James, o perché si collegavano gli NFT alle maglie o ad altri elementi, diciamo, legati al mondo dello sport.
E poi da lì è nata la famosa criptoarte, quindi i grandi motori di ricerca, OpenSea e quant'altro. Però non sempre gli NFT sono semplicemente dei prodotti artistici. E quindi ci sono, diciamo, queste due criticità. La prima è che anche laddove possono essere considerati prodotti artistici, potrebbero in qualche modo essere considerati dei prodotti finanziari a seconda di come vengono venduti e di come vengono promossi e a seconda di come vengono, diciamo, organizzati, tra virgolette. Per esempio, pensiamo alle Bored Apes. Le Bored Apes, le famose scimmie annoiate, che differiscono l'una dall'altra semplicemente per come sono vestite o che cosa hanno indosso e quant'altro, e quindi nella sostanza è dubbia, diciamo, la loro qualità artistica, ma sono dei veri e propri collezionabili. Che ci sia dubbio sulla qualità artistica di molti NFT utilizzati, su questo non ci piove. La famosa merda d'artista, no? Come diceva qualcuno. Certo. Ora, il problema qual è? Che questi NFT, essendo collezionabili, spingono le persone ad acquistarli per il semplice fatto che rappresentano, diciamo, un punto di riferimento molto noto nel mondo degli NFT, ma soprattutto ce ne sono pochi. Quindi la scarsità in qualche modo induce l'acquirente a pensare che possa essere un prodotto che nel tempo possa crescere di valore. Se poi, diciamo, questo aspetto viene anche valorizzato nella parte promozionale di vendita dell'NFT, ecco che la frittata è fatta, abbiamo la tempesta perfetta, perché a quel punto noi non stiamo più vendendo semplicemente un prodotto artistico anche se di dubbia qualità, ma stiamo proprio spingendo la vendita attraverso la promessa di un potenziale ritorno economico. E quindi si va nel settore, per così dire, speculativo. Assolutamente, super regolato. Dal collezionismo non come investimento, dal collezionismo per, diciamo così, passione. Diletto, si va quindi a uno strumento speculativo, il quale necessita quindi di regolamentazione? Allora, in realtà è già regolato, è già molto regolato, nel senso che se tu pensi che, come ben sai, negli Stati Uniti, che è il mondo, diciamo, della finanza, già i prodotti finanziari erano regolati negli anni 30, no? Col Security Act del 1933, il Security Exchange Act del 34, lì, che effettivamente già regolavano ampiamente, addirittura c'è una sentenza della Corte Suprema che ti dice esattamente quando un prodotto può essere considerato prodotto finanziario o meno, il famoso Howey test, no? Sì. Perché era questo signor Howey che aveva fatto poi causa, o meglio, a cui gli avevano fatto causa perché dicevano che vendeva i terreni come se fossero dei prodotti finanziari. E se poi parli con, diciamo, con l'Italia, con la nostra Consob, anche la Consob dice, vabbè, in teoria anche un tappeto persiano può essere un prodotto finanziario, a seconda di come viene promosso o venduto. Quindi le regole ci sono, in Italia il testo unico finanziario, negli Stati Uniti queste norme risalenti, ma in realtà in Europa l'intero sistema è regolato dalla MiFID e MiFID 2, che è la seconda direttiva sui mercati finanziari, e la MiFIR, che è la regolamentazione che uniforma questi mercati finanziari all'interno dell'Unione Europea. Quindi e la MiFID 2 contiene accenni agli NFT? No, assolutamente, e in realtà neanche la MiCAR, che è la proposta neanche di la MiFIR, esatto, 128 pagine. Esatto, chi l'ha scritta ha chiaramente detto, attenzione, la MiCAR non vuole entrare nel campo, nel campionato dei prodotti finanziari, MiFID e MiFIR, quindi se un prodotto si atteggia come prodotto finanziario non ci riguarda perché riguarda la... Sì, la MiCAR si lava le mani, tutto quello che non è qui dentro non va c'è, di là. Non ci riguarda, esatto. Mi sembra, poi vado per memoria, di aver trovato una volta in realtà nei lavori di preparazione al MiFID o comunque in alcuni interventi di riferimento alle NFT che poi non si sono tradotti in questo. Il legislatore italiano è intervenuto nella regolamentazione delle criptoattività mettendo sotto il cappello delle criptoattività di conseguenza anche gli NFT, considerando quindi i proventi derivanti dalla speculazione degli stessi alla stregua di proventi da criptoattività da inserire nella regolamentazione del nuovo CSEX all'articolo 67. Questo però gli dà una collocazione ben precisa dal punto di vista fiscale, lasciando però aperte le porte per la loro qualificazione giuridica. Quindi se noi dovessimo ipotizzare una qualificazione giuridica degli stessi NFT, tu li reputi all'interno di strumenti finanziari o gli daresti una collocazione autonoma? Una domanda molto aperta, semplice. Sì. No, allora ti ringrazio per la domanda. Intanto ti posso dire che ho avuto il piacere, diciamo, di seguire anche con
l'amico Stefano Capaccioli, sin dalla genesi, queste bozze, come poi si sono evolute fino alla pubblicazione finale della finanziaria, che effettivamente introduce questo concetto di criptoattività, che va a includere obiettivamente anche gli NFT. E devo dire, ci sono due aspetti, due livelli. Allora, il primo è quello di carattere generale, cioè ricordiamoci sempre che il prodotto finanziario, secondo in Italia, è una figura prevista dal testo unico finanziario che si differisce dallo strumento finanziario, perché mentre lo strumento finanziario è una casistica ben definita, allegata, allegato 1, se non erro, del testo unico finanziario, il prodotto finanziario è una macroarea molto vaga, che è un contenitore nel quale può entrarci veramente di tutto. Quindi effettivamente non abbiamo una norma specifica che dice cos'è il prodotto finanziario, e quindi diciamo si sono tenuti larghi. E devo dire che il legislatore italiano lì l'ha pensata in qualche modo bene, perché dice: siccome conosco l'italiano medio, so bene che troverà sempre la soluzione per vendere un prodotto che in realtà è un prodotto finanziario, e quindi si è tenuto largo, lasciando il compito ingrato al regolatore e a colui che applica le leggi, quindi i giudici, ad dare poi un'interpretazione concreta di quello che è un prodotto finanziario o meno, quindi la Consob e poi ovviamente i magistrati. Però questo è un tema molto delicato, perché non avendo chiarezza su questo tema, ricordiamoci che non ci sono solo delle conseguenze civilistiche, ci sono anche e soprattutto delle conseguenze di carattere penale, soprattutto a certi livelli. Quindi sarebbe molto importante fare chiarezza nei confronti degli operatori del settore. Per quanto riguarda, diciamo, il livello normativo della criptoattività, poi mi taccio perché non voglio annoiare troppo chi ci ascolta, dico solo una cosa importante, cioè per anni in Italia, ma in realtà in gran parte del mondo, non si è regolato l'argomento, perché regolare l'argomento significa prendere coraggio politicamente e affrontarlo in maniera onnicomprensiva. Ciò non è stato fatto, si è lasciato il compito al regolatore, un po' l'Agenzia delle Entrate da una parte, un po' Banca d'Italia, un po' Consob, di dare la loro opinione. A mio avviso questo non è un buon modo di procedere, perché in maniera strisciante si lascia al regolatore, che ricordiamoci in un modo o nell'altro ha un compito fondamentale, ma è anche un soggetto in qualche modo legato governativamente, anche se è un peso e un contrappeso in certi casi rispetto al governo, ha delle responsabilità troppo importanti, che secondo me dovrebbero essere risolte in chiave politica. Questo in qualche modo è stato fatto con l'ultima finanziaria, perché per la prima volta, in maniera forse coraggiosa, lo Stato dice: vabbè, faccio una legge dove parlo di criptoattività. E attenzione, non era mai stato fatto, perché sì, è vero che si era parlato di blockchain smart contract con il famoso decreto competitività, il famoso articolo 8 ter, no? Che io, forse tu sai Carlo, io l'ho criticato tante volte per come era scritto, ma lì si parlava di smart contract, di DLT, insomma tutte cose che potevano essere meno interessanti. Quello che invece oggi l'operatore del settore ha bisogno è chiarezza per sapere se sta vendendo un prodotto che può essere un prodotto finanziario, oppure se può andare avanti o meno. C'è un mercato enorme che sta spingendo, e questo mercato si sposta se il paese non offre delle garanzie, e questo è successo e l'abbiamo visto, tantissime aziende se ne vanno, chi a Dubai, chi in Svizzera, chi in Francia. Tanti se ne vanno anche per la disciplina antiriciclaggio che ci abbiamo noi, che c'ha un po' anche l'Europa. Allora, non possiamo sì, negare però che l'Italia comunque è stata precursore su una disciplina delle criptoattività. Sì. Concordo con te sul termine che hai usato, ha avuto coraggio e poi ha fatto, diciamo così, scritto una norma tenendo conto che arriverà anche il MiCA. Se scrivevano NFT, se scrivevano criptovalute, se scrivevano singoli punti e poi il regolamento che interviene andava a modificare quei punti, si rischiava un conflitto. Quindi prendendo già la definizione di criptoattività e ricomprendendole nella loro più ampia accezione, forse sia un po', diciamo così, parata. Poi sì, hai ragione, perfetto Carlo. E poi ti dico un'altra cosa che tu sicuramente conosci bene. A dicembre dell'anno scorso esce fuori la sentenza della Cassazione che dice che anche la vendita di Bitcoin è da considerarsi come vendita di prodotti finanziari, con poi la spiegazione che in effetti, se tu vai a promuoverlo in un certo modo, effettivamente è un prodotto finanziario. Ma la cosa interessante è che in quella sentenza si trattava di un caso relativo all'acquisto di criptoattività con altre criptoattività. E questo ci lascia un attimino perplessi, perché effettivamente, per come è strutturato l'attuale sistema, il risparmiatore, parlo per risparmiatore intendo un soggetto che non ha
insomma, la casalinga di Voghera, senza nessuna offesa alla casalinga di Voghera, ma non è un soggetto qualificato, deve essere protetto quando investe i suoi risparmi. Allora la domanda è: ma se un giudice ritiene che investire criptoattività per comprare altre criptoattività e investire i suoi risparmi, ma allora la criptoattività è un risparmio? Allora, se è un risparmio, deve essere protetto. Quindi le leggi dovrebbero essere fatte non solo per tassarlo, come in effetti è stato fatto fino adesso, non solo, ma anche per proteggere la tutela del risparmio, allora, che è una cosa più delle due l'una. O stiamo parlando di una nuova moneta parallela, o comunque di un nuovo asset parallelo che deve essere in qualche modo normato, oppure lasciamolo circolare almeno in ambito di criptoattività liberamente, senza considerarlo un investimento finanziario. Io credo, Massimo, che noi dovremmo risentirci, approfondire ancora meglio queste questioni, perché sono davvero 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 interessanti. Ti ringrazio per l'intervento a Casa Sanremo Invest e ci vediamo con i prossimi talk.